È arrivata la prevista stangata per il giocatore del Castel San Nicolò che aveva sferrato un violentissimo calcio al direttore di gara nella partita giocata con la Fortis. Una stangata però forse meno dura di quanto ci si attendeva. Il giudice sportivo lo ha squalificato per 3 anni e mezzo fino al 30 giugno 2019, omologando il risultato del campo al momento dell'interruzione della partita, 0-4. Al 70esimo, dopo che il numero 11 del Castel San Nicolò aveva colpito l'arbitro a seguito di un'espulsione, il giovane Fischietto aveva optato per l'interruzione anticipata della partita. Questo è il commento soddisfatto del presidente della Fortis, Francesco Martoglio. Penso che ci si poteva aspettare una squalifica così lunga per il giocatore, visto il gesto antisportivo che ha commesso nella partita disputata 2 settimane fa. Chiaramente sono cose che noi si spererebbe che non accadessero mai nei campi di gioco, purtroppo è successo e quindi era doveroso comunque sia il giudice sportivo che desse una squalifica così. Il risultato è stato omologato allo 0-4, quindi è salvo sia il poker di Pecorari sia la rete in più aggiuntiva, no, all'eventuale 0-3 a tavolino. Sì, è quello che comunque sia, poi dopo il gesto brutto che era successo ci si voleva... Si attendeva insomma che venisse omologato lo 0-4, anche perché per un discorso anche di differenza reti, arrivati in fondo al cantiere dovesse contare qualcosa, una rete in più era sempre meglio del 3-0 a tavolino, e poi anche per la soddisfazione di Massimiliano Pecorari che porta avanti il suo bottino in questa stagione. E intanto si è mossa anche la Federcalcio regionale. Nel prossimo weekend le partite nei campionati dilettantistici inizieranno con 10 minuti di ritardo, una mossa simbolica per far riflettere tutti. In più ci sarà la tutela legale gratuita per gli arbitri vittime di episodi di violenza come quello di Castel San Nicolò. Non potevamo fare altrimenti dopo gli ultimi episodi avvenuti proprio in queste settimane, gli episodi di violenza nei confronti dei nostri ragazzi, io dico nostri perché gli arbitri fanno parte comunque, una componente importantissima per il nostro mondo del calcio, e non è più accettabile una cosa di questo genere, anche perché la Toscana si è dimostrata in tutti questi anni, ormai da decenni, a livello nazionale veramente una regione importante dove si è veramente seminato molto molto bene. Questi ultimi episodi veramente ci hanno lasciato male, tutti male, a partire appunto dalla classe arbitrale, ma a tutti noi, quindi abbiamo preso questa decisione estremamente importante, perché domenica tutte le società, tutte le squadre inizieranno le partite con 10 minuti di ritardo per quanto riguarda la Lega Dilettanti, mentre per quanto riguarda il settore giovanile 5 minuti di ritardo.